Marzia, grazie per aver accettato il nostro invito. Ti vediamo. Buongiorno. Grazie a voi. Allora Marzia, sei a Tablas. Ora io diciamo amo la geografia, penso di conoscerla abbastanza, ma francamente non avevo mai sentito parlare di questa isola delle Filippine. Come ci sei arrivata e soprattutto che ci fai a Tablas? Dunque, Tablas si trova proprio alla metà esatta delle Filippine ed è un'isola abbastanza piccola, è grande più o meno come la nostra isola d'Elba. E qui ho aperto un resort, è un'isola tropicale, quindi come vedete dietro di me ci sono le palme, il mare. Ci sono arrivata trovandolo su internet. Lo vedi? Mentre lavoravo, tra l'altro. Quindi sì, ci diceva infatti Andrea che tu proprio su internet, la bellezza delle tecnologie, diciamo, questo sicuramente sono gli aspetti positivi, poi ce ne sono anche di negativi a mio modo di vedere. Però su internet dunque tu hai individuato questo terreno da comprare, ho capito, hai comprato un terreno, ma per farci che cosa? Per fare un resort in cui cerco di servire anche dei piatti a chilometro zero, cioè quindi ho un piccolo orto, conosco i pescatori del mio villaggio e cerco di fare tutto così. Ho cercato anche di fare l'autonomia energetica. I pannelli solari qui non sono ancora arrivati, però si spera che tra un po' arriveranno anche quelli. Senti Marzia, ci racconti una tua giornata tipo lì nelle Filippine, come si vive nella tua isola? Quello è un paese di clima tropicale, quindi immagino che già c'è un aspetto molto positivo, che puoi girare in magliette e pantaloncini tutto l'anno, a differenza di noi. Insomma. Esatto. È una grossa cosa. Adesso siamo nella stagione delle piogge, però come vedete non sta piovendo. La mia giornata tipo, normalmente quando abbiamo clienti, quindi nella stagione di sole, è svegliarmi, dare da mangiare agli animali, dare da mangiare ai clienti, andare al mercato e poi organizzare le gite, quindi gite in barca, trekking, cose così. Quando non ho clienti mi dedico completamente all'orto, che è la mia attività preferita. Mamma mia, ci fai venire un desiderio, un'invidia francamente, barca, sì, mare, pantaloncini corti, vedo, facciamo lo scambio. Vedo Enzo Paolo qui che... E voi mi date un tartufo. Ecco, brava. Senti, hai intenzione di ritornare in Italia o dici la mia vita ormai è a Tablas e lì rimarrò fino alla fine dei miei giorni? Che dici? La mia vita è qui decisamente, però ogni tanto mi fa piacere tornare in Italia, ecco. Vedere i parenti, mangiare un po' di formaggio, tutte queste cose qui. Ecco, formaggi, tartufi, quindi sicuramente nelle Filippine il tartufo mi pare raro e anche i formaggi, insomma. Quindi sei costretta per forza a tornare, non fosse altro che per soddisfare la tua gola, quindi ci vedremo sì, allora... Io sono piemontese, quindi formaggi tantissimi. Ecco, ci vedremo allora quando ritorni. Saluti a te, benissimo. In bocca al lupo per tutto. Allora, Alessandro Vergari, dalla rete virtuale, quella che abbiamo appena utilizzato, internet, per collegarci appunto con le Filippine, una cosa che 20 anni fa poteva sembrare veramente un sogno, alla scoperta invece della natura concreta da toccare, da, direi da calpestare, da camminare in qualche maniera. Certo. Perché tu sei uno degli ideatori di questo social trekking. Sì. Intanto ti chiedo che cos'è e poi faccio una specifica, perché tu non è che sei un camminatore professionista. Tu 6 mesi dell'anno lavori alle Poste. Metà e metà. E 6 mesi dell'anno ti dedichi a questa passione. Quindi sei già un fortunato, diciamo, sì, in linea sì, di sì, massima. Sì, è vero. Che cos'è il social trekking? Allora, social trekking per me è un laboratorio, una vera e propria fucina di idee, di proposte e di nuove attività che promuoviamo, che facciamo vedere alle persone per farle camminare. E per farle scoprire la natura. Stare bene, sì. E per farle, oltre che scoprire la natura, anche incontrare altra gente. Perché... Ecco, qui è il termine social che entra, perché il trekking è normale, tutti noi possiamo farlo. Perché social? Perché è un momento di condivisione. Perché è un momento di condivisione, incontro. Sia nell'interno del gruppo, sia con le persone che magari andiamo a incontrare lungo il percorso. Tanto per fare alcuni esempi. Ecco, facci degli esempi concreti. Quest'inverno abbiamo fatto la nostra prima festa di social trekking, eravamo nel cuore della Toscana, lungo la via Francigena tra Colle Valdelsa e Monteriggioni, e all'imbrunire eravamo una fila di più di 80 persone, molti con una lanternina che illuminava il percorso, e abbiamo fatto l'ultimo pezzo verso Monteriggioni illuminata sullo sfondo. E il bello era vedere nelle persone, negli occhi della gente, la fatica di una giornata, certo, di più di 20 km di cammino, però anche
una soddisfazione di una giornata piena, vissuta intensamente con avvenimenti che capitavano lungo il cammino e incontri e amicizie. Quindi una soddisfazione, posso dire così, nel contatto con la natura, ma anche la soddisfazione spirituale di condividere con altri, qualcosa di così bello. Appunto, non è tanto l'andare a ricercare il contatto con la natura da soli o la natura estrema, è di trovare un connubio tra tutte e due, è anche del trovare il valore aggiunto che c'è nell'incontro dell'altro, situazioni differenti. Certo. Condividere anche delle difficoltà, immagino. Certo, che aiutano. Senti, molto. Quanti anni fa è nato questa idea, questo progetto? Diciamo, proprio il social trekking, come l'abbiamo così formulato, è nato da poco, da 2 anni, solo che è un lavoro di tanti anni, di ripensamenti, di come affrontare un viaggio. Io prima, tanti anni fa, facevo centinaia di chilometri in macchina, magari vedevo 10 capitali europee in una settimana. Certo. Ora questa cosa non mi interessa più, mi piace andare in un posto, vedere e godertelo, un piccolo, diciamo, pezzetto, ma vederlo bene, camminarci, viverlo dentro, è l'unica maniera di camminare. Senti, ti chiedo una cosa, perché chiaramente molti dei partecipanti che si trovano, si incontrano per fare questi percorsi, magari non si conoscono. Allora, si è mai creato, diciamo, un attrito, un qualche cosa, oppure diciamo si va d'amore e d'accordo generalmente? Beh, diciamo, l'attrito ci può sempre essere, però molto dipende naturalmente anche dalla guida, da come riesce a far trovare i partecipanti a proprio agio, a non magari inasprire delle situazioni, quindi ad accogliere e a cercare di facilitare il percorso. E io gran parte delle amicizie più belle l'ho conosciuta in cammino, e poi molto spesso nascono amori anche, ecco. Addirittura, si socializza, quindi tutto può essere, la passione è aggregante, è chiaro, condividere una passione ti porta a sentirti più unito. E c'è qualcosa persona in comune, insomma. Certo. Senti, ti volevo chiedere, ci sono delle mete più o meno gettonate in questi vostri percorsi, in Italia, all'estero? Sì, ci sono un po' varie, perché poi magari da anno a anno possono cambiare. Per esempio, un viaggio che comunque ha avuto successo è stato il Basilicata Coast to Coast, quindi la traversata di questa regione bellissima, prima del film nessuno avrebbe mai pensato. Veramente, questo lo devo dire, perché la Basilicata è una delle regioni italiane meno conosciute, perché è una piccola regione, poco popolosa, schiacciata tra regioni grandi, la Puglia, la Campania, la Calabria, ma in realtà è una regione bellissima, io l'ho visitata recentemente, con dei sapori, degli odori, delle cose che ormai per noi sono dimenticati nelle grandi città, quindi visitatela, ecco, mi permetto di dire, non per far pubblicità, ma è veramente una bella regione la Basilicata. È vero. Senti, Roberta, un'altra tua grande passione è anche quella dei viaggi, se non sbaglio, o no? È vero, adoro viaggiare. Quindi potresti anche provare il social trekking qualche volta. Lo proverò, bisogna sempre provare nella vita. Adoro viaggiare, comunque la passione per i viaggi e la passione per conoscere sempre maggiormente la natura mi ha portato a vedere determinati paesi in un modo diverso, che se non avessi avuto questa passione magari sarei andata nei villaggi stesa al sole, avrei visto solo un bel mare. Invece ad esempio uno dei viaggi più appassionanti è stato in Messico. Io sono anche un amante della subacquea, delle immersioni, per cui ho conosciuto con gli Xenotes ho conosciuto insomma le viscere proprio di questo paese, che non avrei mai conosciuto se non avessi tra virgolette rischiato. È chiaro, e qua torniamo al discorso di prima, farsi accompagnare in maniera costruttiva dalle passioni, non distruttiva, però a secondarle, perché fanno parte di noi, sono nel nostro animo, cioè è inutile reprimerle. Allora, Clizia, tu, a proposito di passioni, voglio dire, la tua è datata addirittura anni 80, a luglio di quest'anno, quindi adesso sostanzialmente, dopo 27 anni di inseguimenti, di romanzi scritti, alla fine nel concerto al Foro Italico qui a Roma hai incontrato Simon Le Beau. Mi vuoi dire, mi devi fare un report dettagliatissimo su quello che è successo, perché ho preso dire, a questo accordi punto, precisi con Simon, no? Raccontaci. È stato emozionantissimo, divertente e poi rocambolesco, anche perché questo incontro è venuto la sera prima del
al matrimonio di mio fratello, quindi io sono venuta a Roma. Potevate combinare, sì, il giorno dopo tutte e due, sì, poteva essere un altro momento. Dovevo essere alle 10 del mattino a Milano, però non potevo non cogliere al volo questa occasione della sera. La passione va coltivata e quindi ho accettato questa sfida, sono arrivata puntuale poi al matrimonio di mio fratello e ho incontrato finalmente Simon, che è stato molto e che è successo? È stata fatta una dedica particolare? Sì, mi ha fatto una dedica particolare perché ci siamo trovati d'accordo su una cosa. Eccola, la vediamo qua alle spalle, guarda lì. Che c'è scritto? Sì, allora, c'è scritto Clizia con amore ma niente matrimonio. Ah, ecco, vabbè, allora quindi è finito il sogno. No, c'è una spiegazione, perché ci siamo detti che a distanza di tanti anni, con l'esperienza matrimoniale sua e mia, insomma, si può anche vivere insieme con una bella convivenza e due appartamenti separati. Ah, ecco, vedi? Quindi, vedi come si aggiornano i tempi? Esatto. Negli anni 80 era il matrimonio, adesso convivenza con appartamenti separati. Quindi era molto divertito, d'accordo, tanto è vero che mi ha fatto questa dedica. Senti, però la sensazione che tu hai avuto dopo 27 anni di passione, che tu comunque a fasi alterne sicuramente magari coltivato sempre, nel vedere davanti l'idolo, l'oggetto della tua passione, che sensazione ti ha dato? Non sarà più un bambino, insomma. Sicuramente. Neanche io sono più una bambina, ma devo dire che porta bene i suoi 54 anni, di uomo si può dire l'età, no? Della donna, sì, no. Diciamo, quindi, subito i nostri. Io l'ho trovato bene, molto simpatico, poi comunque un grande professionista, si è divertito, abbiamo appunto fatto questa battuta sul matrimonio, la convivenza, ci siamo dati anche questo bacio per me ormai storico. Hai filmato? Ecco, c'hai dei documenti, perché sì, oggi e domani qualcuno ti chiede la controprova. Assolutamente, Laila Pozzo, che lavora con me, ha immortalato questo momento, cioè non si poteva lasciarlo sfuggire così, anche perché se ci vediamo sempre con questa frequenza, al prossimo giro avremo l'età di Carlo e Camilla, io e Sano, quindi bisognava per forza fermare vedi, il tempo. Ma come vedi, anche in tarda età, lo dicono Carlo e Camilla, certo, la passione anima non i rapporti, età, infatti, altrimenti quindi, voglio dire. Meno male. Quindi è stato un incontro molto appassionato. Voi andare a abitare, diciamo, sullo stesso pianerottolo ma con due appartamenti separati non ci avete mai pensato, insomma? No, non ce l'abbiamo. Anche perché poi con i cani dei pianerottoli abbiamo due camere separate. Avete, diciamo, dei quartierini. Non l'abbiamo suo, mai adoperate perché. Però in emergenza. Però anche questo mai. Psicologicamente so. Aiuta. Sì, perché ogni volta uno sceglie di stare con la persona. Nei momenti con i fuochi d'artificio, così uno dice guarda che io me ne vado di là. Allora c'è mi ritiro nei miei appartamenti. Cioè, io dall'altra parte ho la cucina, tutto, però io so che io come inizio a cucinare Carmen arriva dall'altra parte, quindi è inutile che ci spostiamo perché dopo due mesi è il richiamo, diciamo, della fame. Eh sì, il richiamo della fame, perché mangia molto moltissimo, bravo. Bisogna dire la verità. Lei mangia moltissimo e tu cucini benissimo, a me risulta, o no? Sì, cucino bene, gli altri dicono che cucino bene. È una delle tue doti più... No, è una tua passione. È una passione, è una forma d'arte la stesso, cucina. Stesso, sì. Mi distende moltissimo, a parte il mio lavoro. Va bene, grazie per le belle cose che ci avete raccontato. Grazie e continuate a coltivare le vostre passioni che poi sono il sale della nostra esistenza. Certo. Grazie a voi tutti quanti. Grazie a te. Prima di ripassare la linea ad Ingrid, adesso seguiamo questo servizio perché Massimo Tosi è andato per noi nel quartier generale di una delle griff italiane più famose nel mondo e anche questa, quella per la moda, è una passione tutta nostra. Vediamo.